storie di motori funziona così, che io sento Daniele Galbiati. Dani, sei a Milano? Ma lui dice sì, stranamente sì. Boh, vieni qua, accendiamo telecamere, pronti prima di paddock, pronti via puntata di storie di motori col Dani. Ciao Dani. Cioè, siamo sicuri, è la puntata giusta. Funziona così, cioè, visto i personaggi che sono passati prima di me. Guarda, scalette come sempre non ne abbiamo, non è zero. Ma si noi parte non, da... non abbiamo bisogno di scalette. Noi esatto, from scratch, come dicono i britannici. Allora, Daniele Galbiati, perché? Lui dice i personaggi che sono passati, però... come tutte le discipline sportive, come nella vita succede, non si vive solo del protagonista finale, cioè di quello che vediamo correre in pista su due ruote, su quattro ruote, ma c'è tutta una storia dietro, ed è la storia di motori che vogliamo raccontarvi questa sera, appunto quella di Daniele Galbiati, che nella sua vita ne ha viste veramente di tutti i colori, continua a vederne. Però voglio partire dall'inizio, Dani, perché questo fuoco, questa passione di motori? Quanto tempo abbiamo? Ce l'hai, per cui sono tutto orecchi come sono orecchi i nostri amici a casa. Sai che dobbiamo partire dall'epoca di Vittorio Emanuele? Addirittura? Sì. Perché il mio bisnonno era camparo, ovvero contadino delle terre del parco. Ed era, ho un contratto io che mi hanno girato i miei genitori, di questo mio nonno del 1857, che prendeva 90 lire al mese ed era addetto alle terre nord del parco, quindi per intenderci zona Lesmo, zona Biassono, e lui era addetto ad aprire le acque per allagare le rogge e i terreni del re. Quindi mio nonno assume la portineria di San Giorgio, provincia di Biassono, zona Villa Santa, ed è custode del parco fino al dopoguerra. Nella guerra, ovvero mentre i tedeschi fuggono dalla guerra, mia nonna, ovvero la mamma di mio papà, viene uccisa proprio sul cancello di San Giorgio mentre fuggono i tedeschi perché arrivano gli americani, insieme a alla sorella di mio papà. Quindi l'amministrazione del parco decide di spostare mio nonno e mio papà, e con i suoi fratelli, dalla porta di San Giorgio alla porta di Vedano, sempre facendo i custodi. Bene, tu sai che all'ingresso della porta di Vedano, ovvero dove c'è l'autodromo, all'ingresso dell'autodromo, c'è quella lunga casa, quel casolare di ingresso, diciamo la garita sulla sinistra, bravo. Quella è una casa divisa a metà, di cui metà è di competenza del custode dell'autodromo e metà è di competenza del custode del parco. Quindi ho i genitori da parte di mio padre che hanno la custodia della porta di Vedano, scappati o spostati dalla porta di San Giorgio. Dall'altra parte, nel 1953, l'autodromo, che è in pieno restyling grazie all'ingegnere Baciacaluppi, cerca un contadino, un più che contadino, un fioraio, per gestire i fiori, le siepi, i prati della piscina del parco che viene inaugurata in quell'anno. Bene, arriva mio nonno da parte di mia mamma, e nel frattempo che mio nonno viene assunto, la moglie, ovvero mia nonna, viene conferito il ruolo di custode dell'autodromo, in quanto in quel momento è vacante. Quindi ho il nonno che lavora come da parte di mamma come giardiniere, la nonna come custode e il nonno da parte di papà che fa il custode del parco. Per cui, cioè, il circuito è firmato Galbiati da anni. Questa è la storia. Quindi la casa divisa a metà, da una parte c'è i genitori di mio padre, dall'altra c'è i genitori di mia madre. Mio padre e mia madre si conoscono. E alla fine poi vengo fuori io. Nasce Daniele. Nasco io. No? Devo dire purtroppo grazie a un incidente. Ui, come purtroppo grazie a un incidente? No, nel senso che io sono di giugno, quindi più o meno sono stato concepito a settembre, se sono 9 mesi. Stai facendo i conti in tasca al tuo papà? Se sono 9 mesi, e giugno 61 è quando c'è stato quel terribile incidente a Monza di Von Trips. Hai capito? Quindi io non so se è stato lo spavento o la paura, e beh, comunque nasco lì in autodromo, i miei già gestiscono, soprattutto mia nonna e mia madre gestiscono la portineria,
e poi col tempo mio papà, che lavorava alla Gilera, quindi che non c'entrava niente con l'autodromo, finisce il lavoro, si licenzia e viene a dare una mano alla biglietteria, perché poi naturalmente con gli anni 60, 70, 80 l'ingresso all'autodromo aumenta, quindi mia nonna non era più capace di gestire la biglietteria, anche perché negli anni 60 arrivava Enzo Ferrari, a cui mia nonna dava una scatola di biscotti per il suo nipotino. Che bello questo! Sì, una scatola di biscotti Plasmo, credo, qualcosa del genere, e che la dava mia a suo nipotino, quindi io mi trovavo con questa scatola di biscotti nel caffè latte la mattina, dati dal commendatore. Oppure so ah, che... Ah, cioè, scusa, Enzo li dava alla nonna, alla nonna. Ah, alla nonna, capito, la nonna faceva un cadeau a Enzo. No, quando arrivava lui portava questa scatola di biscotti, perché naturalmente i test Ferrari si facevano principalmente a Monza negli anni 60-70, quindi trovava sempre lì questa signora, mia nonna, questa vecchiettina che gestiva la portineria, perché all'epoca, ripeto, erano tempi molto diversi dagli attuali, e si fermava, salutava, sempre educato, così diceva mia nonna, e gli dava questa scatola. E io la mattina pucciavo i Plasmon. Pucciavi i Plasmon pagati dal commendatore Ferrari. Esatto. Questo neanche Merzario ha avuto l'onore di avere i Plasmon pagati dal commendatore. Adesso ho una marca simile. Poi, nel senso, poi mi ricordo, mia madre ha una foto in cui cuce sul petto di Castellotti, che aveva una maglia gialla all'epoca, di campione italiano, la bandiera del tricolore, perché gli si era scucita prima di una gara, cercava una sarta, mia madre era anche sarta all'epoca, quindi Castellotti si ferma, è mandato dalla direzione dell'autodromo e si fa cucire questo bellissimo stemma tricolore sulla sua maglietta gialla. Ecco, questa è stata un po' tutta la mia infanzia, vissuta tra questi campioni che arrivavano, io piccolino, e che vivevo tra la casa e la biglietteria, avanti e indietro, dove se riuscivo correvo, perché mi chiamava mio padre a dire: guarda che sta arrivando il campione X, il campione Y, o le macchine, questi camion, mi ricordo questi camion enormi colorati di John Player Special, di queste Lotus, per dirti, di questi camion enormi, e noi si andava lì all'epoca a salutare i piloti, gli autisti dei camion, a cui ogni tanto venivano gettati dei cappellini e si faceva la raccolta dei cappellini dell'epoca. Quindi ho tutta questa infanzia legata all'autodromo, e nel frattempo porto avanti gli studi scolastici, anche se insomma il trauma autodromo è molto forte, più cresce. Cioè, no? Tu sapevi che volevi arrivare là, studiavi per o studiavi con l'idea nel frattempo più crescevi e più, non so, davi una mano in biglietteria, perché poi aumentava il pubblico, c'erano le prove, aumentavano i test, quindi davi una mano. E all'epoca di 14 anni, grazie a Romolo Tavoni, che all'epoca era direttore di pista dell'autodromo, mi trovo a dare una mano ad allestire il padiglione del festival. Tu te lo ricordi? La settimana del Gran Premio si faceva una serie di iniziative, soprattutto serali, di cui la prima cosa era incontro con la pista. Tutte le case automobilistiche una sera alla settimana mettevano a disposizione delle macchine da far provare ai clienti sulla pista junior, illuminata. Che bello! Settimana del Gran Premio, sai, non c'era all'epoca Eccleston, eccetera. Poi all'interno, dove c'è adesso c'è i negozi, dove c'è la Mariangela, dove c'è tutti questi tipo il bar, c'era questo enorme capannone che veniva chiamato capannone del festival, dove veniva fatta una mostra delle macchine sportive. Quindi veniva esposto per 10 giorni all'interno tutte le novità del settore delle macchine, sia una sorta di fiera anche, esatto, sia stradali che da gara. Quindi io, con il buon Tavoni, mi trovavo in quella settimana lì a guidare, perché ero piccolino, ero gracilino, non come adesso, mi trovavo dentro queste macchine che mi spingevano dentro al padiglione, io le guidavo e le mettavamo esposte nel padiglione. Quindi c'era l'inaugurazione, c'era tutta questa festa, bellissimo, queste serate qui. Quindi poi mi diplomo in ragioneria, perché nel frattempo porto avanti gli studi di ragioniere, e a un certo punto, un giorno, da mia madre si ferma il ragionier Mosca, che era il ragioniere dell'autonomo, e dice: ma suo figlio si è laureato, eccetera, così. Sì, perché noi cerchiamo qualcuno che mi dia una mano. E allora io, mia madre subito il giorno dopo mi spinse dentro l'autodromo, quindi a 18 anni un giorno, appena diplomato, e feci questo provino, questi giorni insieme alla ragioniera Mosca. Non è che
dovevo prendere il pullman, prendere il tram, eccetera. Io partivo in bicicletta e facevo 500 metri. E nel parco? Nel parco, e andavo in autodromo a lavorare, perché nel frattempo papà e mamma, sposati con la nonna, vivevano nella parte di metà di quella famosa casa colonica, si chiama così, dove era adibita la portineria, la custodia dell'autodromo. Ecco, in questo frangente qui ho dimenticato una cosa, che l'unico ricordo che ho da piccolino nelle gare degli anni 60 e 70 è una 1000 km del 1967, perché c'era la Ferrari P4, in cui mi trovo attaccato a mio padre a una rete all'ingresso della sopraelevata Nord, quindi subito dopo il rettilineo di partenza, dove ho questa immagine di questa Ferrari P4 che sorpassa una Duetto, un Alfa Romeo Duetto bianca all'ingresso della curva. Questa è l'unica immagine che ho, perché nella settimana del Gran Premio, passati i camion che entravano, come ti raccontavo prima, per noi il Gran Premio era finito, perché io non avevo la possibilità di entrare essendo piccolino, quindi si viveva, esatto, l'apertura. Qua a sinistra c'è la casa dove è cresciuto, sì. Dove è nato Dani. Se mettete ingresso Vedano, sì. Ecco, ingresso qui, Vedano. Ingresso di Vedano al parco. Quindi per noi il Gran Premio era finito, non avevo la possibilità di vedere le corse, perché la cosa più bella era la settimana antecedente il Gran Premio, dove ti ho spiegato prima arrivavano tutti i piloti, arrivavano i camion, le macchine, eccetera, da vedere. Quindi ho solo questa immagine delle gare di 1000 km del 67, poi per il resto non mi ricordo più niente di gare di Formula 1, perché non le ho vissute. Cioè, si viveva come portineria, come biglietteria, come pubblico che arriva, come serate a contare i soldi dei biglietti venduti, ho imparato a fare i bordereau, quelli che si facevano la SIAE, ti ricordi, con la SIAE, quindi si facevano biglietti venduti, biglietti resi, differenza, valore, prezzo unitario, totale. Ecco, io mi ricordo, forse per quello sono diventato ragioniere. E alla fine mi prende questo ragioniere Mosca, mi fa fare questo provino, diciamo, di 10 giorni in autodromo, quindi con le registrazioni, conti, io sai, registrare fattura Ferrari, fattura Tyrrell, fattura Lotus. Sudavi, avevi la mano che non riusciva a tenere la penna. Esatto, esatto. E alla fine mi dice il ragioniere, sì, va bene, dai, vai bene, vieni qui, ti assumiamo noi, ed era 1981. Bene, però prima di uscire mi fa una domanda, ah, senti, ma militare l'hai fatto? Ho detto no, che senso? No, non l'ho fatto militare, anzi dovrei farlo. Allora dobbiamo assumerti dopo il militare. E cosa posso fare io? E mi dice, devi farlo, fai in veloce questo militare. Quindi io vado 2 giorni dopo, il giorno dopo, alla caserma lì di Monza e chiedo l'anticipo, perché all'epoca si poteva chiedere l'anticipo, quindi io anziché partire giugno, il 19 si partiva, io sono partito a febbraio. A febbraio dell'80, a Pesaro. Pesaro è la terra giusta, però dai, stavi bene. Allora, se ti racconto l'avventura di militare... Allora, me la racconti dopo, pubblicità. Stai lì che torniamo subito. Un attimo, siamo da voi. Eccoci ritrovati a Storia di Motori con Daniele Galbiati. Allora Dani, mi stavi raccontando, hai chiesto l'anticipo per andare a militare, per essere assunto il prima possibile all'autodromo di Monza, che sarebbe poi diventata la tua casa, era già la tua casa, la casa anche sogno, lavorativa, no? Sogno da bambino, sogno da bambino che avevi. E quindi io parto per militare, vado a Pesaro, faccio un caravanzato a Fano e nel periodo che si faceva il caravanzato, che arrivasse l'altro battaglione, io mi rompo un polso e mi dicono, ma tu devi andare a casa? Ho detto, guardi, vado a casa a fine settimana prossima. Bene, vai a casa settimana prossima e guarda, perché io avevo questo polso che mi indolenzito, mi faceva male. Insomma, arrivo a casa, vado all'ospedale di Monza a fare l'attacco, polso rotto con ciste, perché nel frattempo, non l'avendo ingessato subito. Quindi io esco dall'ospedale di Monza,
vado all'ospedale, al distretto militare di Monza e dico: ecco, guardi, queste sono le mie carte, io sono ingessato, non posso più tornare a Pesaro. E loro mi dicono: no, guardi, non ha capito niente, lei deve andare all'ospedale militare a Baggio. Baggio. Allora io, senza saperne leggere né scrivere, prendo, non passo neanche da casa e vado all'ospedale militare di Baggio. Appena arrivo all'ospedale militare di Baggio mi dicono: venga, si spogli. Scusi? Si spogli? Eh sì, perché io ero un militare a tutti gli effetti e quindi dovevo stare alle esigenze e ai diritti militari. Quindi con un bel pigiamone di fustagno vengo messo dentro una settimana all'ospedale militare di Baggio. Col braccio ingessato? Col braccio ingessato, perché tutti i valori che hai fatto da civile non valgono niente. Quindi dovevi fare tutta la stessa pratica come servizio militare. Morale, ottengo, non so, 60 giorni di gesso, eccetera, così. Morale, tra fisioterapia, poi riesco a ottenere qualche giorno in più grazie alle conoscenze dell'ospedale di Monza di fisioterapia, arrivo al 28 agosto. Da aprile, gran premio, c'è il gran premio poi. 4 settembre c'è il gran premio e io non posso stare a casa. Cioè, stato a casa fino adesso, vado a militare. C'è il gran premio. Caso che c'è il gran premio. Chi arriva il camion della John Player Special. Cioè, cosa fa? Quello della Ferrari. Ma cosa faccio? No. Allora cosa faccio? La Ligier c'era. La Ligier. Allora cosa faccio? Dico, ma allora prendo, all'epoca c'era Rombo, il giornale Rombo, lo metto sotto l'ascella e dentro alla visita. Allora mi guardano e dicono: lei cos'ha, come sta? Ho detto: no, tutto a posto, ho finito i giorni, sto finendo la radiografia. Ah, bene, senta, cos'ha sotto il braccio? Ma Rombo, sono appassionato di macchine, lì vivo a Monza, l'autodromo, eccetera, così. Ah, bene, c'è il Gran Premio settimana. Guardi, se vuol venire a vedere. Sono qui apposta. E lei non sa che... E allora, con due biglietti omaggio, io sono arrivato... Quando sei rientrato in caserma? Sono arrivato a inizio ottobre. Sono arrivato inizio ottobre e quando ritorno lì per l'ennesima visita mi dice: guarda, tu sei 6 di novembre, la chiudevamo qui, sì. Ma sei di febbraio. Si può, no. Non si può. Allora mi mandano al distretto militare più vicino a Monza. Benissimo. Al distretto militare più vicino a Monza arrivo e mi trovo in un ufficio a timbrare gli avvisi, le cartoline blu, per tutta la regione nord-ovest, perché Monza era sotto la regione nord-ovest e quindi ero là tutto il giorno e non posso fare sta vita, no, qui. Non si può, per gli conti a Monza. No, dico, io non posso, non ce la faccio. Morale, il colonnello Fusco, mi ricordo, dice: il ragazzo che c'è giù alla reception si va in congedo, qualcuno di voi che vuole andare giù? Io vedo che gli altri non dicono niente, vado io, sono colonnello. Perché vedevo che il ragazzo che era giù passava il tempo. Gli passava la giornata, eccetera. Non l'avessi mai fatto, Franco. Non l'avessi mai fatto. Insomma, gli altri uscivano alle 2 e uscivo alle 5 di sera. Perché? Perché un lavoro immane. Perché Monza riceveva tutte le richieste di chi faceva gli allievi ufficiali di complemento, di rinvio, eccetera. Una mattina, e poi la chiudiamo la parte militare, mi trovo lì a aprire il portone, 500 persone fuori. Era, tutte per te. Era il giorno della chiamata per sapere le destinazioni. Ti ricordi che all'epoca si andava a vedere? A un certo punto vengo invaso da in questo salone enorme, da queste 500, credo, persone, e quale scusi, mi sono messo sul tavolo in piedi e ho detto: se non fate quello che dico io, qui adesso non dico niente, chiudo tutto e vi mando fuori. Morale, tutti hai zitti. Capito? Io già lì però intravedevo il Daniele Galbiati direttore. Allora tutti lì in fila, ma dice: io sono stato lì a dire tutte le destinazioni, a dare tutte le... Ecco, questo... Quindi finisco il militare e il primo marzo 1982 vengo assunto... Il ragioniere Mosca mantiene la sua parola. E vengo assunto come contabile all'autodromo di Monza. Ok, che però secondo me non è, sapevi che non è altro ruolo. Io voglio sapere però se il tuo papà è vero o è leggenda che chiedeva il biglietto anche ai piloti. Cioè, ai piloti, cioè quelli, non so se Arturo... No, io mi ricordo... Aspetta, ti sistemo il microfono. Io mi ricordo che per esempio... Scusate, molti non li conosceva, però... Ma il più eclatante al quale ha chiesto il P-Pass? Io credo al Mario Andretti.
Al Mario Andretti, perché lui è arrivato come americano la prima volta. E lui non sapeva che fosse americano. Mario Andretti, alla fine, la seconda volta che è arrivato, io ho ancora a casa un quadretto di Mario Andretti 69 sulla Viceroy a Indianapolis, così scritto a Daniele Mario Andretti. Quindi probabilmente erano diventati amici. Allora, sicuramente lo ha chiesto al Beppe Gabbiani. C'è un sacco di. Chiederlo al Nando, chiederlo a Arturo, chiederlo a tutti, eccetera. Quindi, beh, lui faceva il suo lavoro, giusto o sbagliato. Poi, vabbè, molte volte secondo me anche rideva con loro e li prendeva in giro. Però sai. Era bello comunque, sapevi che arrivavi, e c'era lì lui. Esatto. E lì iniziava, no? La discussione che era sempre amichevole, ma era divertente. Lì iniziava l'autodromo. Dove te lì, secondo me, iniziava l'autodromo. Esatto. Quindi lui mi ricorda e mi dice che si ricorda di queste gare di moto subito dopo la guerra, si ricorda la storia dei carri armati. Che lui però mi raccontava anche la storia, secondo lui c'era un tesoro sepolto nel parco. Sì, lo dice sempre, e c'è anche qualcosa su YouTube dove la Gerascia, dove c'è questo prato enorme dove fanno i concerti, che c'è un cerchio così di alberi, lui continua a dire che sotto lì ci sono un qualcosa che hanno lasciato i tedeschi in fuga durante il periodo della guerra. E anche perché lui viveva nel parco, viveva lì nella zona San Giorgio, mi racconta sempre la storia di quando è stato trasferito lo zoo da Milano al parco di Monza. Con il leopardo. Non lo sapevo, c'era lo zoo lì? Sì, durante la guerra, durante i bombardamenti, lo zoo di Milano è stato trasportato all'autodromo di Monza e gli animali sono stati messi sotto le tribune, nelle gabbie. E un giorno è scappato anche un leopardo, un ghepardo, qualcosa del genere, e ha sbranato un custode. Ah, proprio sì, così me la racconta. Ma ci sono foto, c'è qualcosa, vado a cercare. Vai, zoo di Milano, guerra. Zoo nel parco di Monza, vediamo cosa viene fuori. Vabbè. Subito dopo la guerra. Quindi, tutte queste storie qui facevano parte un po' della caratteristica dell'autodromo, dell'ingresso. E già, ci sono qua le foto degli elefanti, guarda. Vedi, che non mi diceva bugia. Quindi, qua vedi, aspetta, Sì, ma anche sotto le tribune. Esatto, passano sotto le tribune. Beh, incredibile, questo lo sapevo proprio. Sì, e quindi faceva un po' parte, cioè quando entravi da Vedano iniziava il vero autodromo, secondo me, quello che si è vissuto. Calcola che i miei genitori hanno gestito la portineria, mia nonna, mia mamma, mio papà, dal 53 al 2014. Insomma, per cui di cose ne hanno viste, più o meno, ne hanno viste. Sì. Senti, sto facendo vedere, poi andiamo a parlare dei piloti, delle tue esperienze come motore e come sei arrivato al lavoro che fai tuttora. Faccio vedere questa foto perché è una casa a noi particolarmente cara. Bellissima, perché bellissima, tanti bellissima. Anni fa, quando iniziavamo a fare trasmissioni di motori, spesso ci si incontrava qui a fine registrazioni. Sì, qui c'era questa è una casa particolare. Un operaio dell'autodromo in pensione che aveva la gestione di questa casa, o chiamiamola così, dei cervi, perché viene chiamato così perché all'epoca faceva parte di questo giardino dove il re veniva a cacciare i cervi. E non solo i cervi, forse? Forse non solo i cervi, anche le cerbiatte. e quindi ci trovavamo nella pausa di mezzogiorno tra l'una e le due a fare dei piccoli ristori, dei piccoli break, dei piccoli picnic. Bellissimo, bellissimo. Ricordi? Quindi c'era anche Franco che finiva le sue registrazioni, insieme finivamo la registrazione e facevamo un pit stop. E Pasqua si faceva delle cofane di pasta imbarazzanti. Mamma mia, quanto mangiava. Qua dietro passa c'è la parte a sinistra che va dalla seconda di Lesmo alla Scari, giusto? Bravissimo, al Serraglio. Questa è la casa del Serraglio, viene chiamato dei cervi. Bellissimo, belle storie. Hai un minuto e mezzo prima della pubblicità, visto che hai fatto due blocchi a parlarci del militare, ma è stato carino ascoltarti, per dirci l'avvicinamento dal contabile dell'autodromo di Monza, come cominciano a friggerti le mani, come cominci a capire Io ho fatto il contabile dal 1 marzo 82 al fine 87, dove il ragionier Mosca viene a mancare. E nel frattempo Romolo Tavoni, che era direttore di gara dell'autodromo, capisce che insomma anche lui ha una certa età, ha bisogno di qualcuno che lo sostituisce, qualche giovane da credere, e vista la mia passione dice: te la senti di fare direttore di gara? C'è tutto un curriculum da fare, c'è tutto un percorso da seguire, se sei appassionato e voglio di farlo lo facciamo e partiamo. Io ho detto perché no, e così siamo partiti.
Ok, in quel lasso di tempo o anche prima, tu non hai mai pensato di fare non l'autista di quei pullman, di quei camion grossi o l'autista? Mi è sempre piaciuto stare dietro le quinte e organizzare, ti dico la verità. Non hai mai avuto quella voglia di dire però su questa pista io ci vorrei correre, non vorrei lavorarci? No, ti dico no. No, è sempre stato un piacere lavorarci dietro le quinte, lavorarci con delle persone che erano appassionate, con una famiglia, perché all'epoca l'autodromo era una famiglia vera. Era una famiglia dove l'amministratore delegato ti fermava la sera e diceva allora come l'è andata in che, cioè come è andata oggi, raccontami un po'. Quindi c'era un rapporto veramente familiare tra i dirigenti e il personale dell'autodromo, ma come il Daniele, gli operai e gli altri colleghi. C'era tutta una stima reciproca e una collaborazione veramente totalitaria. Ok, torniamo tra un minuto, state lì con Daniele Galbiati. Allora, Daniele Galbiati, storia di motori, cominciamo ad addentrarci in quella che poi è diventata la tua professione. Ti chiedo prima di tutto come hai reagito, visto che sei nato e cresciuto all'interno dell'autodromo, ai vari step che hanno portato l'autodromo a cambiare. Voglio da te una riflessione sulle sopraelevate, voglio una sensazione su quello che è stato l'abbandono della vecchia zona dei box, alla quale probabilmente eri molto legato come tutti gli appassionati. Insomma, come hai vissuto gli step evolutivi dell'autodromo di Monza? Beh, come tutte le aziende, credo c'era molta discussione. Io l'ho vissuto il passaggio dall'abbandono della parte storica di Monza alla parte moderna, quindi i nuovi box, l'abbattimento del vecchio podio, il rifacimento della sopraelevata, tutte queste operazioni. Però devo dire che vissute all'interno c'era anche una gestione dell'autodromo da portare avanti e non giustifico tutto l'operato fatto da chi dirigeva l'autodromo in quegli anni. Però le richieste all'epoca di Mr. Eccleston erano sempre più pressanti. C'era un contratto da portare avanti, c'era un continuo aggiornamento delle strutture dell'autodromo, perché nel frattempo nascevano circuiti sempre più moderni e all'avanguardia. E l'autodromo di Monza, che è un autodromo del 1922, con tutte le sue difficoltà, cercava di stare sempre all'avanguardia con l'evoluzione della Formula 1. E questo portava anche a delle spese incredibili, soprattutto nella parte di ospitalità. E molte volte, devo dire, facendo qualche errore, si è guardato di più all'ospitalità che alla parte in pista. Soprattutto nelle strutture per il pubblico. Molte sono state anche le mie contestazioni riguardo ai miei dirigenti all'epoca, dicendo guardi là c'è un rubinetto rotto, c'è un bagno sporco, c'è un bagno che cade e qui c'è gente che paga 300, 400, 500 mila lire e noi facciamo questa saletta di ospitalità. E molte volte bisognava fare più la saletta, adesso ho fatto l'esempio, che andare a fare questo tipo di lavori. E poi i soldi erano sempre, sai, in diminuzione, perché ormai l'evoluzione della Formula 1, della Ferrari, portava sempre pubblico di più solo alle gare di Formula 1 e sempre meno alle gare. Certo. Nel momento in cui hanno battuto quei due elementi. Io ho un pezzo di sasso. L'hai tenuto un pezzo? Sì, assolutamente. Però dimmi che non hai sofferto un pochino. Ma abbiamo discusso. Cioè si discuteva all'interno dell'autodromo, però era più importante all'epoca costruire una palazzina di ospitalità per continuare a vendere ai nostri sponsor che erano vicino all'autodromo, le salette o parti di ospitalità, perché la parte sopra i box veniva presa da Bernie Eccleston. Quindi anche tu, i tuoi clienti, i tuoi incassi per gestire l'autodromo, dovevi proseguire, dovevi andare avanti, quindi dovevi costruire qualcosa per recuperare i soldi certo. Quindi capite che non sempre era facile. Sicuramente hanno fatto degli errori, sicuramente hanno guardato poco la pista in certi momenti, guardando di più la parte di ospitalità,
però sai, bisogna essere nei loro panni, cioè prendere certe decisioni certe volte, non sempre condivise, ma insomma chi comandava erano altre persone. Senti, quando è stato allora il primo giorno, la prima gara in cui ti sei messo il berretto da direttore gara? Allora, io ho fatto la mia prima licenza del 1986 e vengo perché, non come adesso, all'epoca era difficile entrare nell'Automobile Club come diciamo così funzionario sportivo. All'epoca dovevi fare tutta una trafila, doveva essere l'Automobile Club, il consiglio doveva prenderti eccetera, quindi io la prima licenza la stacco a Sondrio perché c'era posto come commissario sportivo e vengo eletto come commissario sportivo nel 1986 e faccio fino al 1988 un po' il commissario sportivo, ma poi l'ho capita dopo perché sia il Tavoni, insomma i dirigenti là ci volevano farmi vedere un po' anche dietro le quinte come funzionava bene un collegio di commissari, un collegio che giudica, un collegio che prende le decisioni con il direttore di gara senza bruciarmi mettendomi subito in pista magari sbagliando qualcosa e venendo criticato. Quindi faccio questi 2-3 anni di commissario sportivo e nel 1988 89 il buon Fabrizio Sereno di Lapigio mi nomina direttore di gara internazionale e vengo nominato direttore di gara e la mia prima gara è una gara di Formula 2000, una gara di Formula 2000 che erano poco meno delle Formula 3, molto un po' meno potenti, trofeo FISA Formula 2000 con Nino Famà in pole position che vince la gara con quasi 30 macchine in griglia. Io all'epoca che avevo poco più di 20 anni, 25-24, sai cosa vuol dire essere su quel gradino lì con 24 macchine in griglia, 26 quanti erano? È quello che voglio capire. Con io. I motori al massimo e tu devi accendere, devi spegnere il rosso e accendere il verde, cioè veramente ti trema tutto, senti tutto dentro, devi guardare, devi avere mille occhi in quel momento lì, perché devi vedere se un pilota ha un problema. E poi spegnere il rosso e accendere il verde e ti dico che quando ho premuto il tasto verde è come se ci fosse stata una liberazione dentro di me, no? Una rottura veramente di un ghiaccio, di un qualcosa che fino allora tenevi dentro e poi ti si apre e via, da lì è partita, non avevi più paura di niente. E però quello che col tempo ti ha dato maggior fiducia nel fare questo tipo di lavoro e nella gestione, perché il momento, diciamo così, più critico di un direttore di gara è la partenza. È portare la tua fiducia, la tua sicurezza, il tuo saper fare, la tua capacità di gestire, dando fiducia ai tuoi collaboratori, alle persone che sono a fianco a te. Quindi, col tempo, io ho cercato di creare un rapporto di tipo bastone carota, di amicizia, di rispetto e di comando in certi momenti con le persone che ti lavorano al fianco e il 90% era dato dai commissari di percorso. Quindi con loro devi creare questo rapporto di amicizia, di stima e di comando, chiamiamolo così, affinché loro facciano quello che tu decidi. Perché in pratica il commissario di percorso, che è quella persona che va lì alle 7 di mattina ed esce la sera alle 6, è in quel momento, in quel settore della pista, in quel luogo dove tu hai deciso di metterlo, i tuoi occhi. È la persona che, non essendo tu fisicamente e non potendo essere presente in 60 punti dell'autodromo, tu hai messo delle persone di tua fiducia dove in quel momento lì rappresentano te e devono decidere e comunicarti quello che succede. Perché tu di quello che vuoi, ma l'unica persona che comunica col pilota in gara è il commissario. Eh sì, è vero. Tramite le bandiere. Certo, è l'unico riferimento. Quindi il commissario può salvare la vita,
un errore può portare a delle catastrofi, non essere presente. Ecco, allora si cerca sempre di portare, di stimare, di spronare, di caricare queste persone affinché non compiano degli errori che molte volte possono pregiudicare. Io ho provato un ragazzo che anziché estrarre la bandiera gialla è estratto la bandiera rossa. Capito? Quindi in quel momento cosa succede? Vabbè, bandiera rossa, si ferma tutti, si riparte, poi non è che via radio devi massacrare quel poverino lì. Capisci cosa è successo? Cioè cerchi lo prendi alla sera, si discute, eccetera. Ecco, questo è un po' il lavoro del direttore di gara, però ricordiamo che il direttore di gara risponde civilmente e penalmente su quello che succede all'interno di un circuito, perché c'è un organizzatore, in questo caso a Monza, l'Automobile Club di Milano o l'autodromo, che dice: bene, io faccio la tal gara dedicata alle Fiat 500, dove possono correre le 500, e delego Daniele Galbiati direttore di gara. Ecco, da quel momento Daniele Galbiati è il responsabile della manifestazione, che rappresenta l'organizzatore. E quindi lui, perché no, direttore di gara, conosce i regolamenti, ha fatto l'organizzatore ritiene che sia in grado di gestire la gara, lui diventa il gestore totale della gara. Quindi briefing, prove libere, prove ufficiali, gare, partenze, arrivi, reclami, tutto quello che succede. Ricordiamo che la gara finisce quando il parco chiuso, ovvero a fine gara tutte le vetture vengono messe in un recinto, viene liberato. Quindi quando il parco chiuso viene liberato vuol dire che la gara in quel momento è terminata, salvo che non ci siano reclami con tra piloti o tra vetture. Ok, hai accennato ai piloti ed è l'argomento, se ti va, del prossimo blocco. Certo. Prima di arrivare lì però voglio capire se quell'atteggiamento che tu hai voluto instaurare da sempre con i tuoi collaboratori, i commissari, ovvero amicizia, rispetto, però insomma comunque con le parti ben definite, no? Ben delineate, lo hai cercato di instaurare anche con i tuoi piloti, perché alla fine comunque i ragazzi che vanno in gara, i piloti che segui in gara sono dei tuoi ragazzi? Sì, sì, assolutamente. Se vuoi lanciare un blocco lo lanciamo, se no... Io, guarda, un minuto se mi introduci, poi nell'ultimo blocco parliamo solo allora, dei piloti. Allora, io ti dico una premessa, una piccola premessa. Ho avuto più di 10 maestri di direttore di gara nella mia carriera. Persone dal 1970 con Gianni Restelli e ho concluso col buon Claudio Marzani, che è mancato qualche anno fa. Quindi in questo lasso di tempo, che è quasi 24 anni, ho avuto quasi 7, 8, 9 maestri. E facevo l'elenco l'altro giorno. Da cui, da qualcuno di loro, ho cercato di recepire il meglio. Chi era più politico, chi era più sportivo, chi era più furbo, chi era più loquace, insomma, tutte le caratteristiche buone. E queste cose qui ho cercato di trasmetterle durante il briefing ai piloti, perché è l'unico momento in cui il direttore di gara ha il contatto con i piloti, è il briefing. Per quello si insiste a dire ai piloti: venite al briefing, venite al briefing, venite al briefing, perché è l'unico momento in cui ci si può parlare tra direttore di gara e piloti. Bene, la mia filosofia, la mia politica è sempre stata quella di aiutare i piloti, soprattutto i giovani che correvano nelle gare minori. Io ho fatto tanta esperienza nella Formula Monza, prima mi hai mandato una bellissima immagine di un arrivo, di una volata di una Formula Monza, dove dagli anni 80 agli anni 2012 tutti abbiamo fatto esperienza, sono nati costruttori, piloti, tecnici, un sacco di preparatori, un sacco di meccanici, e sono nati un sacco di commissari, un sacco di commissari sportivi, tecnici, direttori di gara che hanno fatto esperienza con la Formula Monza, perché si facevano quattro in una sera o in una domenica, si facevano quattro batterie, una finale e il ripescaggio. Se non imparavi in quei momenti lì in cui avevi i tempi uno dietro l'altro, avevi 20 macchine sulla pista junior dove giravano in un minuto e dovevi liberare la pista in un minuto, quindi tutti abbiamo fatto esperienza e siamo nati lì. Quindi io ai piloti ho sempre cercato di trasmettere serietà, fermezza e poterli aiutare, però se ti davano la possibilità di aiutarlo. È logico, se un pilota sorpassa con la bandiera gialla, che possibilità hai di aiutarlo? Non hai nessuna possibilità. Però in un contatto dove il pilota dimostra che non è un volontario, per quello quando nelle serate di griglia ci parliamo, non parliamo sempre di volontarietà. Se uno fa
un incidente volontario è logico da colpire, ma se un pilota lo fa perché è un errore, un cedimento, una distrazione, secondo me non è da penalizzare in maniera eccessiva. Questo è la mia filosofia ed ho cercato sempre di aiutare i piloti in questa maniera. Dove si può fare, dove non si può fare, è logico, i piloti prendono la loro penalità. Benissimo, tra un minuto torniamo, adesso ti voglio ascoltare nelle storie di motori legate ai piloti, per cui tra un minuto siamo ancora con voi. Ben ritrovati con Daniele Galbiati, storie di motori. Allora Daniele, i piloti sono veramente cambiati da quando tu iniziasti nel lontano 1986? Sei. Domanda difficile. Allora, sicuramente col pilota è più difficile parlare, anche perché all'epoca potevi parlare con delle persone adulte, persone maggiorenni. Adesso con l'introduzione delle formule propositive, con le formule giovanili, ti trovi a dover a che fare con un sacco di giovani, 15, 16, 17, 18 anni, anche 20, in cui molte volte è difficile far capire il regolamento o far capire la manovra che è sbagliata. Il più delle volte, quando i giovani non capiscono, essendo minorenni, ti trovi a discutere con i padri, i quali giustamente, mettendoci del grano, mettendoci tanti soldi per correre in macchina, i loro figli non sbagliano mai, i loro figli sono i più bravi, i loro figli non fanno mai errori, però certe volte bisogna dirgli: guarda, il suo figlio ha sbagliato, e molte volte non l'accettano, e tu sei costretto a parlare col padre perché il padre è titolare di licenza essendo il figlio minorenne. O molte volte il padre non è sufficiente o non è presente e viene delegato un avvocato. Quindi molte volte ti trovi a gestire delle situazioni già con degli avvocati che parlano in avvocatese, mentre noi parliamo in regolamento sportivo, in quello che è scritto nel codice internazionale. E quindi ti trovi delle discussioni anche animate, però si cerca sempre di portare il buon senso e di far capire lo sbaglio soprattutto al ragazzo. Se poi il padre o l'avvocato non capiscono, non è che mi importa. L'importante è che il ragazzo capisca da non ripetere più l'errore la prossima volta, perché quando vai a Monza, che arrivi giù in staccata anche con una Formula 4, formula propedeutica a 220 orari, c'è il bambino, c'è il ragazzo in macchina, non c'è il padre o l'avvocato. Quindi al ragazzo che si è infrenata, tocca dentro e la gomma sale, eccetera, può capottarsi, eccetera. Quindi si va a spiegare un sacco di cose affinché il ragazzo capisca. Ma molte volte al giorno d'oggi ti trovi a discutere col padre che mette i soldi, l'avvocato che naturalmente vuole trarne le sue i suoi privilegi, mentre all'epoca sai, discutevi, poi ci trovavamo al bar a bere insieme un caffè o una bibita alla sera. Però scusa, rovescio la medaglia, tu dici ok, una volta erano uomini, adesso sono ragazzini. Io ti chiedo, il rovescio della medaglia è che se trovi davanti un uomo dal carattere forte, esuberante, ma voglio sai, dire, Arturo Merzario, ma anche Gianni Giudici, le volte che ho discusso con Gianni, poi alla fine Gianni anche l'altra sera mi fa: sai che a te ti rispetto, perché io ho sempre detto quello che mi ritenevo giusto, lui diceva la sua, poi lui esagerava, magari certe volte tirava dei moccoloni, però sappiamo chi è Gianni Giudici e lasciavamo perdere. Però capisco anche il pilota che ha speso soldi, ha fatto una buona prestazione, eccetera, eccetera, poi per una stupidaggine si è costretto a penalizzarlo e dalla vittoria passa terzo o quarto. Ci sta, è come il fallo di reazione per un rigore. Io nei miei briefing dico sempre, faccio i paragoni tra il calcio e le auto. Cioè, quando vedete una bandiera bianca e nera, è come il cartellino giallo del calcio. Cioè, io ho visto che hai fatto qualcosa, però non sei da ammonizione.
non sei da espulsione, sei uno che deve stare attento, perché non siamo stupidi. Chiaro. Ecco, poi il cartellino rosso è la bandiera nera, ovvero l'hai combinata grossa, vai a casa. Ecco, questo è quello che vediamo e cerchiamo di far capire ai piloti, di non commettere stupidaggini per non avere il cartellino rosso e la bandiera nera. Questo è quello che bisogna costruire nei piloti, spiegandogli il regolamento. Poi la cosa principale che un pilota non deve fare, e che noi, tutti noi direttori di gara, insistiamo tantissimo, è non sorpassare con la bandiera gialla. È la cosa che fa più incazzare, scusate il termine, noi che siamo dietro le quinte, perché è un mancato rispetto. Là, dietro una bandiera gialla, o due bandiere gialle addirittura, dietro una curva ci può essere un commissario, un pilota, un ferito, un manitou, un'ambulanza, un mezzo antincendio. Cioè, tu non sai mai quello che c'è dietro, quindi arrivare a 170 orari dietro una curva senza rispettare una bandiera gialla vuol dire essere un imbecille, scusa, sì, perché tu non hai rispetto per me, ma non hai rispetto soprattutto per quelle persone che sono là in pista. Certo. Quindi se tu non hai rispetto per me, non hai rispetto per loro, io devo avere rispetto per te. È logico che vedo di darti il massimo della pena che mi è possibile darti. Giustissimo. In tutti gli anni in cui hai lavorato per il Gran Premio di Formula 1 a Monza, sì, qual è stata la situazione di maggior tensione che hai dovuto affrontare, come l'hai gestita, che ricordo hai? E cosa ti manca del Gran Premio di Formula 1? Mi emoziono quando parlo di Formula 1 perché mi ricorda molto quello che ti ho spiegato prima, no? Che ho vissuto da piccolo, che tutto sommato, anche se non era con la stessa immagine che vedevi da piccolini, i colori dei camion eccetera, la vedevi perché vivendo ancora lì con i genitori vedevi questo camion arrivare la sera tardi, aprire i cancelli, i camionisti che ti chiedevano un favore di fartemi entrare anche se sono fuori orario. Ecco, tutte queste cose mi mancano. Un Formula 1 moderna è molto differente, molto cambiata. Io preferisco la Formula 1 di tanti anni fa. Fino a che anno mi arrivi? Fammi capire qual è stata la tua Formula 1. O fino a quando hai accettato l'evoluzione? Quando invece hai cominciato a diventare un qualcosa di... Sì, esiste, è lei, però non è più... Ma col tempo la Formula 1 è diventata sempre più FOM, sempre più Ecclestone, quindi sempre più personaggi, diciamo così, della FIA o della federazione, che fanno tutto loro. Cioè tu eri una pedina importante solamente se succedeva qualcosa in pista e se il race director, ovvero colui che seguiva tutto il campionato, in questo caso Charlie Whiting, ti chiedeva: ma lì possiamo continuare o dobbiamo fermare? Perché lo chiedeva a te? Perché tu, che conosci l'autodromo, conosci il circuito, conosci le persone che c'è lì, ti chiamano via radio a te, ti dicono: no Daniele, qui bisogna fermare, no Daniele, qui bisogna andare avanti. E io dicevo: no Charlie, il commissario mi ha detto che si può continuare, andiamo avanti. E loro vanno avanti. Ma è la stessa cosa che succede a me quando vai a fare il race director in altri circuiti. Ti devi fidare del direttore di gara, ecco perché c'è le due figure, race director e direttore di gara, e clerk of the course, detto in inglese. Il race director è colui che segue il campionato per tutta la stagione, ok? Che ha dei determinati compiti, la partenza, la gestione della gara. Il direttore di gara è il capo dei commissari locale che ti deve dare una mano e dire, perché io non conosco il commissario di Spa o di Le Castellet, e lui ti dice: sì, vai avanti, no, ferma. E ti devi fidare. Lavoro d'equipe anche lì. Esatto, e quindi è quello che succedeva a me con la Formula 1. Poi, con l'avvento di tutta questa tecnologia, è logico che il nostro ruolo diventa sempre meno determinante, perché molte volte mi è capitato: guarda lì c'è un pezzo così eccetera, però loro hanno 1000 telecamere, inquadrano, vedono e poi decidono. Hai capito? Quindi col tempo questa evoluzione che si è avuta con la tecnologia ha diminuito un po' il nostro lavoro, anche se è sempre determinante, perché alla fine dico: oh, bandiera rossa, fermiamo. Non ce n'è, esatto. E non ce n'è, ecco. Ho avuto l'ultima Formula 1 di cui io ho avuto la vera Formula 1,
di quella domanda che mi hai fatto prima riguardo qual è stato l'ultima vera Formula 1 per te, per me è stato il 1994, ovvero il primo anno in cui ero direttore di gara aggiunto al Gran Premio, ovvero il mio primo Gran Premio ufficiale, quindi ho fatto tutti i direttori di gara tra il 94 e il 2014, 21 anni, in cui c'era la famosa taglio della pianta, la seconda variante, Gran Premio sì, Gran Premio no, è intervenuta la Lega, è intervenuto Bossi, insomma, è intervenuto Berger, e abbiamo tagliato quella pianta famosa che dava fastidio per fare quella via di fuga in seconda variante. E io dico, cavolo, il primo anno che io sono dentro faccio il Gran Premio, stai attento che quest'anno non lo facciamo. Salta. Salta. Ecco, lì veramente... Sai che mi ha fatto la notte in bianco? C'era, mi ricordo, giudici, politici, gente che è andata su fino a casa della Lega, avanti e indietro. Sono stati veramente dei momenti di grande tensione. Di grande tensione, dove addirittura ho detto no, qui lo perdiamo, basta, è finita. Ci sono stati momenti che siamo arrivati tutti noi a pensare questo, però... E lì eravamo molto uniti, eravamo una forza unica, eravamo un bel gruppo e alla fine ce l'abbiamo fatta, perché si lavorava per un fine solo, che era quello dell'autodromo. Adesso non è che la gente non lavora e non lo fa, per l'amore di Dio Franco, era un altro periodo, un altro modo di agire. Adesso tutti hanno il fine di mantenere l'autodromo con il suo Gran Premio, solo che ci sono altri problemi, soprattutto di natura economica. Assolutamente sì. Allora, purtroppo mancano solo un paio di minuti alla fine e sono ancora tante cose di cui vorrei parlare con Daniele, anzi vorrei ascoltarti, dirci e raccontarci altre storie, compreso la tua ultima avventura che ti porta a lavorare con un altro brand fantastico che è Lamborghini, e con le vetture storiche sei di ritorno da Le Mans. Ti chiedo che rapporto e quante volte ti sei trovato a dover fronteggiare invece il peggio che può succedere, ovvero la morte in pista. Se hai avuto purtroppo l'occasione di vivere queste esperienze. Io ho avuto nelle moto 3 morti e nelle macchine fortunatamente 0, solo qualche contuso. Cosa cambia? Il tuo lavoro come cambia? Come incide il fatto, allora, di sapere? All'epoca, che una volta così? Che poi ero diventato direttore di gara, l'autodromo mi disse: vabbè, fai il direttore di gara auto e moto. Quindi, preso sull'entusiasmo, andai a Ginevra col buon Stefano Domenicali, che adesso, perché all'epoca lui era direttore di gara al Mugello. Io ero a Monza perché loro facevano la MotoGP e io facevo la Superbike. A Monza facevano la Superbike, quindi ho fatto per 3, 4, 5 anni direttore di gara della Superbike. Poi ho avuto un problema al campionato italiano con due piloti che sono mancati al curvone, che si sono toccati. E poi nella prove libere del campionato Superbike classe 600 il buon Paquet esce dai box e viene centrato da un pilota che entra e passa su rettilineo. E a quel punto lì ho detto: le moto non fanno per me, nel senso che bisogna fare il nostro lavoro, bisogna essere un attimino fortunati, e ho lasciato giustamente ai ragazzi del Motoclub Biassono, col suo presidente dell'epoca, la gestione totale, stando dentro le quinte sempre, dandogli una mano loro e portando avanti col tempo la Superbike a Monza. Nelle macchine fortunatamente non ho avuto mai dei grossi problemi, sì, c'è stato qualche incidente pesante, ma fortunatamente non grave. Ok, e posso dirvi in prima persona, per esperienza personale, che Daniele era comunque il primo ad arrivare quando l'ambulanza arrivava al centro medico, dove c'era il dottor Rovelli che prestava i primi soccorsi. Daniele era lì quando apriva le porte dell'ambulanza, lui era già giù dalla direzione gara. Sì, fortunatamente il centro medico sì, lì sotto, però voglio dire che andavano fatti, c'erano delle scale da fare, tu eri il primo ad essere lì quando si apriva le porte dell'ambulanza. Sai cosa? E vederti, devo dire che nel mio caso l'incidente alla uscita della seconda di Lesmo, sì. con una Clio di Luca Savani, ridotta a 2 metri di lunghezza, tu eri lì, e devo dirti che nel momento in cui sei disperato, non stai bene, hai preso una botta, sai di aver distrutto una macchina, il fatto di vedere qualcuno che è lì, viso, il fatto di Franco, no, stai bene, è stato qualcosa di incredibile. Ci sono certe cose che nella vita non puoi delegare,
Quindi diceva manda un commissario, no, è differente. Vai tu, fai vedere che c'è il contatto col pilota, che l'autodromo è vicino, che sono lì per aiutarti, che sono lì per darti una mano. È quello che dico ai piloti sempre, io sono lì per darti una mano, nel bene e nel male. Quindi però se tu non mi dai la possibilità di aiutarti, io ho le mani legate. Quindi in quel caso lì vai dal pilota e dici senti sono qui, qualsiasi cosa succede noi ci siamo. Poi adesso fatti curare, fatti, qui c'è uno staff professionale, ti misero un collarino. Guarda, mi viene magone a pensare a quel momento, misero, che giuro la pelle d'oca. Ti misero un collarino. Adesso quando ho aperto la porta dell'ambulanza ero lì steso. Ti misero un collarino, mi ricordo. Però ho corso, il giorno dopo corso, con un'altra macchina. Con un'altra Clio, lasciamo stare. Daniele, ti devo salutare, grazie mille per il tempo che ci hai dedicato. È volata, nonostante te è volata. Possiamo fare un bis, assolutamente, quando vuoi, anzi, io mi auguro di vederti in una veste. Grazie. Un po' più ufficiale, ringrazio Filippo Brancato, Pasquale Viscusi e Andrea Fantuzzo che sono là dietro, anche Tommaso e Mattia, grazie ragazzi per il vostro sostegno morale e tecnico, ci vediamo alla prossima puntata di Storie di Motori, grazie Daniele, buon lavoro. Ciao a tutti.